Io sono Alessia, se ancora non mi conoscete vi consiglio di seguire su Instagram, trovate il link qui sotto, qui vi sarà apparso il mio profilo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando il bottoncino rosso qui sotto e attivate le notifiche, ovvero questa campanellina. Come avete letto dal titolo, oggi vi farò vedere cosa ho acquistato per l'anno scolastico 2019-2020. Diciamo che ho un bel po' di cose e iniziamo. La prima cosa che ho acquistato è stata un nuovo zaino, questo qui della Eastpak. Lo conoscerete molti, ha le due tasche, quella grande e quella piccola, e ha questa fantasia qui, che sono diciamo le freccette del mouse. E ne ho acquistato uno nuovo perché ne prendo uno e come potete vedere è nero, quindi sarà difficile sporcare. Passando alla cancelleria, diciamo che ho un po' di roba. Partendo dalle cose piccole, ho acquistato queste cartucce, toner, come le chiamate voi. Questi colori qui, alcuni li ho già inseriti nella stampante e non c'è molto da dire. Non so voi, ma io come evidenziatori utilizzo questi qui pastello della Stabilo. Ho preso tutti i colori, che sono giallo, verde, lilla, questo salmone, un rosa e un verde acqua. E alcuni li ho già nell'astuccio, quindi questi diciamo che sono di riserva. Come penne ho comprato solo questa qui perché era l'unica rimasta in negozio purtroppo. Io utilizzo la Pilot Super Grip F. La punta è questa qui, molto sottile. Io preferisco utilizzare queste penne rispetto a quelle a gel. Non so esattamente quanto mi sia costata, ma non è così cara. Come bianchetti invece ne ho acquistati due, diciamo che si utilizzano in modo diverso, ma sono tutte e due della stessa marca, ovvero Quala. Questo che è liquido e questo che invece devi spremere. Ma a proposito, voi come lo chiamate? Io lo chiamo bianchetto, però qui ad esempio ho scritto correttore a penna, qui correttore liquido, c'è qualcuno che lo chiama sbianchetto, sbianchino, cose del genere. Fatemi sapere qui sotto come lo chiamate. Passando a quaderni, quadernini, eccetera, io ho comprato questi due portalistini qui da 100 fogli ciascuno e l'ho pagato ognuno 8,50 €. E li utilizzerò per due materie nuove che ho, ovvero filosofia e storia dell'arte. Questo perché credo che mi troverò meglio a realizzare degli schemi, o anche se il professore ci darà, non lo so, degli appunti che ha scritto al computer o qualche scheda per studiare a casa, li potrò inserire qua dentro senza incollarli e magari avere la paura di perderli. Successivamente ho acquistato queste due ricariche di foglie a righe con i buchi. Questo perché studiando lingue, i miei quaderni di lingue appunto sono tutti e tre con gli anelli, sì, quaderni ad anelli, quindi ho bisogno di questi. E niente, hanno il rinforzo in plastica e sono 64 pagine l'uno, no, 80, non lo so. Qua c'è scritto 64, 80. Passando ai quaderni, diciamo che io sono un po' strana su questo argomento. Questo perché preferisco utilizzare i quaderni quelli che hanno con la spirale rispetto a questi, perché se devo magari prendere appunti da un lato, no? Utilizzando un quaderno del genere, qui ha tutte le pagine sotto, quindi sei più comoda magari, però se scrivi dall'altra parte solo questa pagina e non ti viene bene, quindi quello giri, giri, fai come ti pare. Vabbè, ho acquistato questo quadernino qui, che è l'unico fatto in questo modo. Ha un bel po' di pagine, è della tinta unita, questo colore poco appariscente, l'ho pagato 2,99 €. Continuando con i quaderni, ho acquistato questo qui della Pigna Rosso, l'ho pagato 2,50 €. È l'unico quadretto che ho acquistato perché ne ho alcuni che mi sono rimasti dall'anno scorso che erano in più, diciamo. Quindi userò quelli e anche quest'altro, visto che le materie che richiedono i quadretti quest'anno sono solamente fisica, chimica e matematica. Non avevo bisogno di comprarne altri a quadretti. Per finire ho comprato questi quattro quaderni qui, sempre della Pigna. Sono tutti a righe e ne ho acquistato uno bianco, semplice,
questo blu, che non so come risalterà in camera, però diciamo che non è un blu elettrico. Poi questo giallo, per portare un po' di vivacità. E per concludere in bellezza, uno nero. Non ne avevo mai visti neri e ho detto... E l'ho pagato ognuno 2,50€, come vi ho detto, sempre a spirale perché mi trovo meglio. E... Ditemi che non sono l'unica che odia le righe blu dei quaderni. Non lo sopporto. Diciamo che io sono una che mentre studia utilizza molti post-it, sia a scuola, sia quando arriva a casa e quando legge e riscrive gli appunti. E nel corso degli anni ne ho raccimolate un bel po'. Ne ho di tutte le misure, tutti i colori, pastello, colori accesi, a quadrato, a cuore. Li ho tutti. Anche questi qui. Non so come... che metterò nel mio astuccio. Non so quanto vi possa interessare il mio astuccio, però ve lo mostrerò comunque. È questo qui rosa con le stelline. Come potete vedere qui è un po' zuzzo. E me l'hanno regalato, quindi non so quanto costa, però vi lascio il link di alcuni astucci di H&M qui sotto. Mi ci trovo abbastanza bene e all'interno ho queste penne qui. Riesco a prenderle tutte. Queste penne qui della Stabilo hanno la punta, non so se è 88 o 0.4. Sono questi colori qui, ho due verdi, un verde acqua, un rosa fluo, lilla, un rosa pelle e questo ocra. E poi ho una matita, io mi trovo bene con le Stadler, le HB, quelle che hanno la puntina rossa. Ho una penna blu, non la utilizzo quasi mai, ma magari quando la professoressa preferisce che noi utilizziamo la penna di colore blu, io ne ho una. Ho una penna rossa che non fa mai male, ad esempio quando decidiamo di correggere i compiti in classe l'uno dell'altro, dice utilizzate la penna rossa. Eccola qui, è la Stadler, la Norris Stick, Stadler normale. Poi come penna nera ho questa qui della ditta di mio padre, non credo la potrete trovare in giro, però ha questa punta qui, abbastanza doppia. E niente, poi ho una chiavetta. Questi colori qui che magari quando facciamo esercizi in classe ci dicono di sottolineare con i colori, io ho il rosso e il blu insieme. E poi ho quello che rimane di una volta. All'interno dell'astuccio ovviamente inserirò anche gli evidenziatori che ho fatto vedere prima, ma visto che non ho ancora iniziato a scuola non mi pare il caso di avere già tutto pronto. Ho fatto vedere tutto e vi lascio il link di alcuni prodotti che magari non potete trovare da voi qui sotto nell'info box, quindi vi consiglio di andarlo a leggere. Iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram e niente, ci vediamo alla prossima. Later that same evening.